Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo quindi l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro 10 minuti ciascuno per dare modo ai deputati di porre eventualmente delle domande. Qui seguirà la replica degli stessi auditi che potranno inviare comunque, anzi è un auspicio, alle segreterie delle commissioni, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocom. Do quindi la parola a Thomas Osborne e ad Alessandro De Nicola, rappresentanti del comitato Voto Dove Vivo. Non so chi di voi due parlerà. Osborne? Salve, salve, buongiorno. Sì, sono prego, a lei la parola. Ha 10 minuti a sua disposizione. Benissimo, grazie. Allora, innanzitutto grazie mille per questa opportunità e grazie per aver insomma iniziato il lavoro su queste proposte così importanti, su cui come comitati tutti quanti insomma ci battiamo da tempo e sulle quali insomma si parla anche nelle aule del Parlamento da tanto tempo, sperando sia la volta buona. Il nostro intervento si limiterà giusto a ribadire, a ricordare che questo è un paradosso tutto italiano. Siamo rimasti l'unico paese insieme a Cipro e Malta a non prevedere delle forme di accesso al voto per la cittadinanza fuori sede. Siamo appunto tra i pochissimi paesi in Europa a dover continuare a diciamo tornare a casa per esercitare un diritto di voto. Tornare a casa, che vuol dire perdere soldi e perdere tempo. È brutto dire perdere tempo per l'esercizio democratico, ma è quello che è, soprattutto dopo il Covid, che ci ha insegnato il valore del tempo, il valore insomma delle cose che facciamo. È importante ricordare che perdere tempo in questo caso vuol dire per molte persone perdere ad esempio ore di studio, per gli studenti vuol dire magari perdere addirittura esami per studenti universitari, vuol dire prendere in caso ferie per tanti lavoratori. Insomma, un fenomeno che a noi piace sempre appunto ricordare come un paradosso tutto italiano, in quanto la nostra Costituzione, almeno in teoria, appunto dovrebbe garantire questo diritto fondamentale a tutte e tutti. Dicevo, tanto lavoro è stato già fatto. Nell'ultima legislatura finalmente abbiamo avuto un numero di quante persone stiamo parlando. Sono 5 milioni gli italiani appunto fuori sede. Parliamo sicuramente tanti giovani, ma non solo, perché ormai è una platea talmente ampia e talmente in crescita che riguarda l'intera nostra popolazione. Durante negli scorsi anni, quando abbiamo fatto un tour in giro per l'Italia con Voto Dove Vivo, dove andavamo chiedevamo ai presenti di alzare la mano se fossero insomma dei fuorisede o se avessero in famiglia almeno un fuorisede. Vi assicuriamo che la stragrande maggioranza delle persone in platea alzava la mano. Diciamo prima, sono studenti, tanti, soprattutto universitari, soprattutto dal sud, che diciamo vengono nelle grandi città, ma sono anche tanti lavoratori. Non possiamo dimenticarci ad esempio i tanti lavoratori del mondo sportivo che finalmente diciamo adesso sono a tutti gli effetti riconosciuti, non solo gli atleti ma tutto il mondo che ruota intorno allo sport, che è ovviamente escluso soprattutto nei fine settimana tante volte dal poter tornare a casa, ma anche i lavoratori del mondo della cultura. E anche in questo caso, grazie se vogliamo al Covid, c'è una nuova sensibilità anche intorno a questo settore, anche loro tante volte, vuoi per tournée, vuoi per impegni in giro per il paese, impegni stabili in giro per il paese, sono esclusi dalla tornata elettorale. In più ci sono i fuorisede e le fuorisede per motivi di cura, un fenomeno importante che tante volte in passato è stato magari anche diciamo dimenticato quando si è parlato di questo tema. Quindi dicevo, sono 5 milioni, che vuol dire un italiano, un'italiana, insomma un cittadino del nostro paese su 12, o il 10% dell'elettorato, se prendiamo il dato degli elettori, ovvero dei cittadini maggiorenni, che viene costantemente escluso o che comunque trova una barriera, un ostacolo
nel momento in cui dovrebbe appunto accedere a un diritto che dovrebbe essere riconosciuto dalla Costituzione. Questo lo vediamo anche nel dato dell'astensionismo, un dato preoccupante per tutti, innanzitutto insomma, siamo sicuri di essere già alla vostra attenzione. Il famoso astensionismo involontario su cui ha lavorato questa commissione anche nella scorsa legislatura, ovviamente si va a incrociare con questo fenomeno del mancato voto dei fuorisede. Noi come comitato, adesso Alessandro, lascio gli ultimi 5 minuti a lui per parlare meglio della nostra idea sulle modalità, ma in realtà siamo molto laici già. Nella 17ª legislatura avevamo seguito una prima proposta di legge su questo tema. Nella scorsa legislatura, soprattutto negli ultimi 3 anni, nella scorsa legislatura ci abbiamo lavorato molto, abbiamo insistito molto, abbiamo provato a mettere insieme deputate e deputati di diversi gruppi politici. Non ci siamo riusciti fino in fondo, ma siamo contenti che il tanto lavoro fatto nella 18ª legislatura, alla fine dei 3 anni di lavoro sui testi, aveva raggiunto un consenso politico abbastanza largo che aveva consentito la calendarizzazione, grazie all'impegno di diversi, appunto, onorevoli deputati e deputate della Commissione, e aveva raggiunto la calendarizzazione alla Camera, che poi è stata interrotta, lavori partendo dal testo 17-14 a prima firma Madia, interrotta solamente dalla caduta del governo Draghi. Altrimenti oggi forse stiamo parlando di tutt'altra cosa, perché quantomeno alla Camera magari saremmo stati in grado di avere già una legge approvata. In più riscontriamo il fatto che in campagna elettorale tutti i gruppi politici, o quantomeno la stragrande maggioranza, ne hanno parlato, diversi l'hanno inserito all'interno del proprio programma elettorale. Quindi quello che ci aspettiamo è appunto adesso questa volta un impegno concreto. Siamo sicuri che il lavoro fatto nella scorsa legislatura ha prodotto tanto, innanzitutto a livello di rapporti tra i gruppi, nel senso che ci sembra si fosse raggiunto un minimo di consenso, ma poi c'è stato tanto anche nuova consapevolezza tra i cittadini. Il tema è molto sentito adesso. Dicevo prima, il tour dove andiamo c'è sempre tanta gente pronta ad ascoltare e a raccontarci le loro storie. E in più, ormai più di 300 amministratori locali da nord a sud hanno firmato un appello chiedendo al Parlamento, ovvero a tutti voi, di approvare una legge nel più breve tempo possibile. Questo appello lanciato dal nostro comitato. Lascio la parola a Alessandro chiedendo un impegno, che è quello che abbiamo chiesto in conferenza stampa quando abbiamo presentato, insomma, la nostra proposta. A gennaio, ovvero quello di provare a avere la legge il prima possibile, e secondo noi dovrebbe essere come obiettivo, insomma, dovremmo darci tutti quanti quello di provare ad avere un testo entro le elezioni europee dell'anno prossimo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi Sì, ringrazio ovviamente il suo per il lavoro. collega Alessandro De Nicola ha soltanto 4 minuti a sua disposizione perché gli altri se li è giocati lei, diciamo. Prego, De Nicola. Assolutamente. Onorevole Presidente, onorevoli deputate e deputati, mi unisco anch'io ai ringraziamenti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera per l'invito a intervenire in questa audizione sull'esame delle proposte di legge C88 e abbinate. Andrò subito al punto, non cercando di sprecare il tempo a disposizione. Molto è stato già detto dal mio collega. Stiamo parlando di una platea di 4,9 milioni di persone. Che diciamo oggi hanno delle notevoli difficoltà a esercitare il loro diritto di elettorato attivo in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie e dobbiamo dircelo, i rimborsi elettorali pur previsti con legge dello Stato falliscono il loro obiettivo di garantire un serio ristoro alle spese sostenute dagli elettori e sicuramente non alleviano i non pochi disagi di natura organizzativa di cui parlava il collega. Parto dal dato costituzionale, l'articolo 3,2 della nostra Costituzione onera la Repubblica la rimozione degli ostacoli che impediscono appunto la partecipazione dei lavoratori, quindi anche di tutti i cittadini, all'organizzazione politica del Paese. In occasione con la legge 52 del 2015 è stata introdotta nella legislazione elettorale italiana una
novella, una novità di sicuro interesse, ovvero il voto per gli elettori italiani temporaneamente all'estero, quindi per motivi di studio, lavoro oppure mediche. Costoro oggi possono votare nell'ambito della circoscrizione estero, creando però in questo caso un evidente paradosso. Uno studente che da Napoli va a studiare a Milano, deve tornare nel capoluogo partenopeo per poter validamente votare. Lo stesso studente che si reca in Erasmus a Parigi potrà validamente esprimere il proprio suffragio dalla capitale francese. Questo è, diciamo, un evidente paradosso e limiti ovviamente anche forse della irragionevolezza, laddove si trattano situazioni uguali in maniera differente. La proposta, diciamo, che sosteniamo, la modalità di voto che sosteniamo è quella del voto anticipato presidiato. Questa proposta, questa modalità di espressione del suffragio anticipatamente ha, secondo noi, il pregio di garantire il rispetto dei cosiddetti standard di democraticità di quell'articolo 48,2 della Costituzione, libertà, eguaglianza, segretezza e personalità del voto, e dall'altra parte non disancora, diciamo, l'elettore dalla realtà territoriale di appartenenza, quindi non incidendo sul quadro della rappresentanza democratica. In buona sostanza, l'elettore, dopo aver rivolto una domanda, una richiesta comune di iscrizione le liste elettorali, potrà esercitare il proprio voto nell'ambito di alcuni seggi per il voto anticipato, luogo istituiti attraverso ovviamente la struttura organizzativa del Ministero dell'Interno, strutture che possono essere, diciamo, individuate in prefetture, tribunali, comuni. Insomma, poi sarà ovviamente il Viminale a diciamo, verificare quali saranno le strutture più idonee. Nel seggio per il voto anticipato, l'elettore si trova dinanzi la scheda che avrebbe trovato se si fosse recato a votare nel comune di residenza, nel comune di iscrizione nelle liste elettorali, e questa scheda poi, a cura diciamo ovviamente dei servizi del Ministero dell'Interno, verrà recapitata nel comune di iscrizione nelle liste elettorali per essere in quella sede conteggiata. Quindi noi ci teniamo, come dire, a garantire un principio, a ribadirlo: la scheda elettorale a nostro avviso dovrebbe essere conteggiata nel comune di residenza o quantomeno nel collegio uninominale o plurinominale nella quale, diciamo, nel quale il comune di residenza è presente. A nostro parere sarebbe sicuramente più semplice ammettere l'elettore a votare nel comune di temporaneo domicilio. Questo sicuramente sarebbe più semplice, però così come avviene già a legislazione elettorale vigente per i naviganti, per i militari, ma potrebbe, diciamo, quando parliamo di un numero abbastanza ampio di elettori fuori sede, incidere, alterare pesantemente il quadro della rappresentanza democratica in quei contesti, appunto con un'alta insistenza di elettori fuori sede. Si pensi alle città di Roma, Bologna, Milano, eccetera. Quindi anch'io mi unisco all'auspicio La prego di del concludere, collega. grazie. Sì, anch'io mi unisco all'auspicio del collega Osborne affinché si possa divenire in questa legislatura all'approvazione di una legge sul voto fuori dal comune di residenza, in considerazione appunto dei notevoli disagi che vivono i diversi elettori che devono rinunciare talvolta ad esercitare un loro diritto fondamentale. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, Alessandro De Nicola. Passiamo adesso la parola a Stefano Labarbera, rappresentante del comitato Io voto fuori sede, anche lei ha 10 minuti a disposizione, prego. Non la sentiamo. Deve collegare il microfono. Scusate, avevo dimenticato il microfono spento. La ringraziamo e ringrazio la Commissione per la convocazione e avermi dato la possibilità di essere ascoltato oggi in questa sede. Io sono il presidente del Comitato Io Voto Fuori Sede, che è nato nel 2008, quindi circa 15 anni fa, proprio con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto spingere il Parlamento ad approvare una legge sul diritto di voto a distanza, dato il triste primato dell'Italia insieme a Cipro e Malta, che è l'unica nazione in Europa che non prevede una legge che tuteli tale diritto per i cittadini che si trovano in queste condizioni, ovvero lontane dal proprio seggio di residenza, e si trovano così in questo modo esclusi di fatto dalla democrazia. Nel corso degli anni, tante attività abbiamo svolto in questa direzione. Fra le tante mi piace ricordare particolarmente una, ovvero quella
dell'iniziativa Batti Quorum che facemmo nel 2011 insieme ai comitati organizzatori del referendum per l'acqua e il nucleare, e in quell'occasione proprio sfruttando una caratteristica legge elettorale che permette ai rappresentanti di lista di votare fuori, diciamo, lì dove sono stati delegati nel collegio, ed essendo nel caso di referendum l'Italia collegio unico, portammo con questa iniziativa a votare ben 80.000 persone. Questo per dire cosa? Che in realtà emersero in quell'occasione i numeri, che ovviamente sono molto più alti, come ha poi rilevato il lavoro portato avanti alla Commissione Bassanini del Libro Bianco, che attesta intorno ai 5 milioni, ma in quell'occasione venne fuori in tutta evidenza l'entità del dato, e anche il fatto che ove viene data la possibilità il popolo italiano conferma la sua volontà di partecipare all'azione democratica. Nel 2021 il Comitato Voto per Sede si è unito insieme a tante altre associazioni nella rete Voto Sano da Lontano, quindi nato sotto proprio durante il periodo del Covid. Nel nome della rete abbiamo voluto evidenziare questo, perché emerse in quell'occasione in maniera plateale come le persone dovessero scegliere fra il diritto di voto e il diritto alla salute in molti casi. E appunto, come dicevo, insieme ad altre associazioni, solo per citarne alcune, Associazione Dottorandi Italiani, UDU, LINC, ma anche The Good Lobby, IESES, Volt e tante altre che non nomino qui per brevità, vogliamo appunto portiamo oggi a voi appunto la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una legge che garantisca questo diritto di voto. Venendo al tema di oggi, ai disegni di legge che sono in esame, cogliamo con favore il fatto che la maggior parte dei disegni di legge vanno nella direzione indicata nel Libro Bianco sull'astensionismo, proponendo quasi tutti il voto anticipato presidiato come modalità di voto, che anche a nostro giudizio potrebbe essere lo strumento ideale per l'ordinamento italiano per poter dare diciamo, la risposta adeguata a questo fenomeno, al fenomeno di tale entità. Tuttavia vogliamo sollecitare una riflessione appunto ai partecipanti, agli onorevoli deputati, riguardo una caratteristica di molte dei disegni di legge, cioè che prevedono l'esibizione di documenti che attestino particolari condizioni da parte dei votanti. Ecco, noi riteniamo che queste condizioni non siano necessarie, che sarebbe opportuno dare la possibilità di votare a tutti, a prescindere dalle condizioni in cui si trova il singolo cittadino, e che il focus dovrebbe essere non tanto sulla condizione di studente o di lavoratore o di persona in cura, ma quanto piuttosto sul fatto che il cittadino è in mobilità, quindi se si trova o meno lontano dalla propria residenza, nel domicilio, rimuovendo quindi qualsiasi legaccio di tipo burocratico, onde evitare di andare a creare nuove situazioni di discriminazione fra cittadini. Infatti, leggendo ad esempio nella premessa del disegno di legge 769 Zanella Bonnelli, ad esempio, si legge che gli obiettivi della proposta sono pertanto i seguenti: rendere il diritto di voto concretamente accessibile a tutti in qualsiasi condizione e facilitare il suo esercizio per gli elettori fuori sede. Ecco, poi in realtà poi nel disegno di legge stesso, ma non solo questo, anche negli altri, si prevedono invece delle limitazioni concrete tramite l'esibizione dei certificati. Riteniamo e sollecitiamo la Commissione nel valutare la rimozione di questi legacci, in quanto non ne vediamo necessità dal punto di vista tecnico, così come ad esempio nel Libro Bianco non sono nominati.
Inoltre, un'ulteriore sollecitazione che vorremmo portare all'attenzione della Commissione e al lavoro che dovrete svolgere nel proseguio è il fatto, come detto dai colleghi che mi hanno preceduto, di non spezzare il legame tra la provenienza del voto e la provenienza dell'elettore, ovvero di non prevedere che il voto venga conteggiato nel seggio di domicilio, in quanto si rischierebbe in tal modo di svuotare in qualche modo la rappresentanza, specialmente nelle regioni meridionali, e quindi di andare ad intaccare il principio di rappresentanza previsto, diciamo, dalla nostra Costituzione. Ultima sollecitazione che ci sentiamo di porre all'attenzione della Commissione è che sarebbe opportuno, visto l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Bassanini con il rapporto che poi si è concretizzato nel libro bianco, se fosse possibile, non so se appunto in sede della vostra commissione, prevedendo qualche istituto, qualche commissione, ma che venga proseguito questo lavoro basato sui dati, e quindi prevedendo una continuazione di quel lavoro tramite l'istituzione di una commissione che possa monitorare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, come è stato fatto con quella pubblicazione, e possa poi monitorare l'eventuale efficacia dei futuri provvedimenti normativi che verranno istituiti in materia, in modo da poter poi nel tempo riuscire a migliorare sempre di più eventuali istituti normativi. Con questo concludo il mio intervento, vi ringrazio nuovamente e rimango a disposizione degli Bene. onorevoli deputati per eventuali domande. Sì, grazie. La Barbera, passiamo adesso la parola a Federico Anghelè, direttore dell'Associazione dei Good Lobby. Prego anche a lei 10 minuti a disposizione. Sì, grazie Presidente, grazie membri della Commissione per averci nuovamente invitati dopo essere già stati auditi sul tema del voto fuori sede anche nella precedente legislatura. The Good Lobby, l'organizzazione che dirigo e che qui rappresento, ha proprio nella propria missione quello di democratizzare l'accesso al potere, aiutando quei gruppi spontanei, animati spesso da volontari, a portare avanti battaglie cruciali all'insegna della difesa degli interessi generali. E quando nel 2020 siamo stati contattati dai ragazzi e dalle ragazze del comitato Io Voto Fuori Sede, che stavano battendosi per il voto a distanza già da quasi un decennio, siamo rimasti impressionati non solo dalla loro determinazione, ma anche dalle poche risorse su cui potessero contare, nonostante rappresentassero milioni di giovani cittadini e cittadine. Il nostro obiettivo è stato proprio quello di provare a dare voce a una battaglia diffusa ma polverizzata e priva di una struttura organizzativa. E tra le cose che abbiamo cercato appunto di fare assieme ai comitati spontanei, la nascita, come citava prima mio collega La Barbera, di una rete di una coalizione nata complice la pandemia nel 2021, chiamata Voto Sano da Lontano, che proprio in questi giorni, assieme agli University Network e a Will Media, sta compiendo un tour nelle università italiane per raccogliere storie e testimonianze dei fuorisede. Siamo stati a Torino, siamo stati a Milano, a Firenze e saremo a Bologna e a Roma, dove il 16 marzo concluderemo il nostro tour con una manifestazione pubblica in cui consegneremo i tanti messaggi raccolti nel corso di questa carovana per riportare l'urgenza di un tema che è sempre più sentito dai giovani italiani. C'è chi segnala la difficoltà a cambiare la residenza sia per le lunghe procedure burocratiche, sia perché molti proprietari di casa non consentono agli affittuari di trasferire lì la loro residenza. Chi soffre perché non può esprimere il proprio diritto di voto, perché ha un lavoro precario, perché ha un contratto in nero, perché ha un esame da sostenere, oppure perché cerca di curarsi in un'altra regione, perché nella propria non ci sono le strutture adeguate per determinate patologie.
Insomma, i casi e i motivi sono tanti e vi invitiamo davvero a tenerne conto. Aggiungo che non è vero che i giovani non hanno interesse per la politica. Analisi accademiche certificano che i giovani di oggi partecipano molto più di quelli di 20 anni fa. Manifestano, sposano cause, discutono di politica online, scrivono ai decisori pubblici. Anche in termini di partecipazione al voto, secondo una recente indagine condotta da SVG, proprio dopo le ultime elezioni politiche, l'astensionismo delle nuove generazioni è in linea con quello delle altre classi d'età. Ma lì dentro, nella fascia tra i 18 e i 35, pesa significativamente l'astensionismo involontario, di chi vorrebbe esprimere la propria preferenza di voto, ma non può farlo. E basta guardare i dati. Le regioni con più fuorisede sono quelle dove si vota di meno, mentre al nord l'affluenza è stata del 66,9, al sud è stata del 56,3. In particolare, in Puglia l'affluenza è stata del 56,56 con 6,20% di fuorisede. Il Molise 56,6 di affluenza con il 7,2 di fuorisede. Cifre simili per la Calabria, la Campania, la Sardegna, la Basilicata e la Sicilia, a dimostrazione di quanto pesi in realtà questa cifra, questo numero, che come ricordavano prima i miei colleghi, è destinato ad aumentare. Entrando nel merito delle proposte di legge, il primo punto su cui vorrei soffermarmi è che riteniamo che il perimetro di chi potrebbe beneficiare di un provvedimento del genere dovrebbe essere allargato e non ristretto. Ci sono molti lavoratori alle prime esperienze che hanno contratti irregolari e che non, ovviamente lavoratori in mobilità e che non potrebbero ottenere un certificato dal datore di lavoro. Ci sono persone che si spostano per ragioni di salute o per accompagnare un malato e non sempre sono previste dalle proposte di legge. Insomma, come già indicato nel libro bianco della Commissione per lo studio sull'astensionismo, pensiamo che la possibilità di voti in mobilità andrebbe estesa il più possibile, comprendendo tutte le opzioni e le categorie che motivino un'assenza dal luogo di residenza in occasione delle elezioni. Seguiamo lo stesso ragionamento quando pensiamo al tipo di elezione preso in considerazione dalle proposte di legge. Soltanto il testo della PDL 424 estende la possibilità di esercitare il diritto di voto fuori sede anche in occasione delle elezioni regionali e comunali, che vengono invece escluse dalle altre proposte di legge. Raccomandiamo invece di prevedere il voto a distanza per tutti i tipi di elezione in modo da garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti i livelli. Già oggi le elezioni comunali e regionali segnano una battuta d'arresto in termini di partecipazione, con un astensionismo anche superiore a quello che contraddistingue già le elezioni politiche. Sappiamo che ci possono essere problemi tecnico-organizzativi per quanto riguarda le elezioni regionali e locali. Allora si potrebbe procedere per fasi, iniziare cioè a sperimentare il voto a distanza per le elezioni politiche nazionali, europee, per i referendum e poi successivamente estendere il voto anche alle altre elezioni in modo da perfezionare la pratica il più possibile, evitando l'astensionismo elettorale. Ma appunto l'ottimo è tener conto di tutte le possibili tornate elettorali. Infine, raccomandiamo ai membri della Commissione di proseguire il lavoro svolto dalla Commissione sull'astensionismo, che nella precedente legislatura ha pubblicato un libro bianco con uno studio approfondito sulle ragioni dell'astensionismo e le sue possibili soluzioni. La Commissione aveva tra l'altro ideato l'election pass, cioè la digitalizzazione della tessera elettorale in modo da riconoscere l'elettore al momento del voto. Ha previsto inoltre il voto anticipato come sistema già utilizzato in molti paesi europei e non mi soffermo, visto che il tema è già stato toccato dai miei colleghi. Inoltre, per limitare il numero di appuntamenti elettorali nel corso dell'anno che potrebbero alimentare il disinteresse per il voto, si è pensato anche di organizzare uno, massimo due election day all'anno, in modo da condensare gli appuntamenti elettorali e invogliare così il voto. Da quando abbiamo iniziato questa campagna nel 2020, la sensibilità sul tema da parte delle istituzioni e della politica è nettamente cresciuta e di questo siamo molto soddisfatti. Ringraziamo tutti i gruppi parlamentari che hanno presentato proposte di legge sul tema e ringraziamo chi lavorerà per consentire finalmente di votare agevolmente a quei quasi 5 milioni di persone che rappresentano il 10% dell'elettorato
che è in mobilità per motivi di studio, di lavoro, di cura o molte altre ragioni. Crediamo che questo sia davvero un tema trasversale e ci aspettiamo che tutte le forze politiche, come sembra appunto che venga dimostrato anche con questa audizione, lavorino insieme per trovare al più presto una soluzione. Grazie ancora. Grazie a lei. Abbiamo concluso gli interventi degli auditi. Se vi sono delle richieste di intervento, delle domande da parte dei deputati presenti, ci sono richieste di domanda? Onorevole Madia, prego. Grazie Presidente. Io vorrei porre una domanda agli auditi partendo, sperando che sia di buon auspicio, con una citazione del Presidente Tremonti, dunque di un esponente di maggioranza, che dice spesso che le buone idee camminano in salita ma alla fine arrivano. Io non so se se queste proposte di legge, se il voto è fuori sede, davvero arriveranno. Lo spero, certamente è una buona idea e certamente cammina in salita, perché noi abbiamo lavorato tanto anche nella scorsa legislatura su diverse proposte di legge, peraltro con grande apertura. Sia dalle forze politiche che avevano depositato delle proposte, sia da tutta la società civile che ha collaborato a questa discussione, dicevo con grande apertura rispetto ai tecnicismi. Ci interessa fino a un certo punto la modalità e su questo ci siamo sempre molto rivolti al Ministero dell'Interno per capire quale potesse essere la modalità migliore, e c'è stata, poi è stata citata spesso dagli auditi, la commissione tecnica al Dipartimento Riforme presieduta dal professor Bassanini, che in uno studio comparato con tutti gli altri paesi avanzati che hanno già nel loro ordinamento il voto fuori sede, ha di fatto concluso su alcune modalità che sono quelle che io ho scelto per la mia proposta di legge, diversamente da quelle che avevo scelto nella scorsa legislatura, semplicemente perché appunto dopo questa commissione a cui hanno partecipato anche i diversi ministeri interessati e diversi esperti, sembrerebbe che il voto anticipato presidiato sia la miglior soluzione tecnica. La domanda che io però voglio fare agli auditi è una domanda, diciamo, rafforzativa per capire se ho ben capito ciò che hanno detto rispetto all'apertura massima che diamo al governo sui tecnicismi da utilizzare. A me pare che tutti gli auditi, però, su un punto, e su questo volevo la loro conferma, siano stati molto chiari e netti. Loro considerano, e io su questo sarei d'accordo con loro, l'utilità dell'introduzione del nostro ordinamento del principio di voto ai fuori sede solo se il voto può essere dato al candidato del loro territorio di residenza e non del loro territorio di domicilio. È giusto? Voi, questa è la domanda, considerate questo un punto, da cui non si può derogare? Bene, diamo anche la parola all'onorevole Uzzi, in modo tale che poi dopo, ecco, lei, onorevole Madia, si rivolge a tutti e tre, ad uno, a tutti e tre, quindi vuole una risposta. Prego, onorevole Sì, Uzzi. grazie Presidente, sarò estremamente rapido. Mi ha fatto anche molto piacere l'intervento della collega Madia, perché ha rapidamente, in sintesi, esposto le difficoltà poi operative che anche le precedenti maggioranze, no, con cui hanno dovuto confrontarsi nell'elaborazione di un progetto praticabile, che sono le stesse difficoltà che probabilmente si incontreranno anche in questa legislatura. Quindi qui non c'è sinistre o destre che contano, c'è, come dire, un tema che deve essere poi affrontato e tecnicamente risolto. Ecco, sul come risolverlo verte tutto il dibattito e siamo tutti impegnati. Prendo atto del fatto che la scorsa legislatura non è stato risolto e prendo atto del fatto che c'è una volontà ad un ulteriore approfondimento, se no non avremmo fatto anche queste audizioni. La domanda quindi, Presidente, è la seguente. Ossia, sul principi abbiamo raccolto indicazioni estremamente chiare. Forse per evitare di
come dire, scontrarsi con punti di vista diversi, ho colto che non c'è una chiara e univoca indicazione su come eventualmente rendere praticabile poi questo voto a distanza, che è l'elemento poi fragile di tutto il ragionamento, perché sul principio mi pare che non ci siano ampie obiezioni. Ecco, su questo quindi precisamente io vorrei avere delle risposte estremamente sintetiche su l'idea pratica e tecnica che si ritiene di poter mettere sul tavolo per affrontare il problema, trattandolo sotto il punto di vista della considerazione, insomma, no, della privacy, della tutela della libertà di voto, della praticabilità nella trasmissione del voto e quant'altro. Ecco, ovviamente una domanda complessa, ma da cui mi risposto, mi attendo risposte molto semplici. Grazie. Allora, prego, anche l'onorevole Zaratti vuole rivolgere una domanda. Prego, onorevole Zaratti. Grazie Presidente, anch'io brevemente, insomma, concordo con le cose che sono state precedentemente dette dalla collega Madia, però voglio fare una piccola riflessione e poi una domanda. La riflessione è questa, che ovviamente stiamo parlando di uno dei diritti fondamentali del cittadino, cioè quello della possibilità di esprimere il voto, e che quindi da questo punto di vista le soluzioni, anche dal punto di vista tecnico, diciamo così, è necessario che siano trovate. Oltretutto credo che l'obbligo di trovare la soluzione sia in capo allo Stato, perché è lo Stato che deve garantire a tutti i cittadini il diritto di manifestare liberamente il proprio voto. E noi ci troviamo nella condizione che centinaia di migliaia di persone sono escluse dal diritto di voto per tutta una serie di questioni di carattere organizzativo e burocratico. Non è un caso che, come è stato ricordato, soltanto in due piccoli paesi dell'Europa questa situazione è simile a quella italiana. Tutti i paesi europei, tutti i grandi paesi europei hanno trovato delle logiche soluzioni affinché a tutti i cittadini e le cittadine venga garantito il diritto al voto. Quindi non capisco perché in Italia non si possa trovare, anche similmente a quello che fanno altri paesi, delle soluzioni tecniche per poter risolvere il problema. La domanda qual è? No, la domanda era se, diciamo così, i proponenti non avessero maggiormente individuato, diciamo, una delle possibili soluzioni, semplicemente come contributo al dibattito, perché, ripeto, in campo deve esserci lo Stato che garantisce e trova le soluzioni per risolvere un problema. Allora, per quanto riguarda le risposte, facciamo così. Allora, intanto per il gruppo, il comitato Voto Dove Vivo, chi è che intende rispondere? Perché abbiamo sia Osborne che De Nicola. Osborne, prego, allora risponda lei, poi passiamo alla Barbera e anche lei, prego. Vabbè, ovviamente no, la risposta plurima, sia a tutti i parlamentari. Ringrazio gli onorevoli deputati per le domande. Allora, innanzitutto, provo a fare un discorso unico. La modalità, sulla modalità noi in passato, alcuni deputati e deputate forse ricorderanno, avevamo ad esempio proposto, per una questione di pura semplicità e diciamo per evitare problemi tecnici, di adottare il sistema adottato per i residenti all'estero, cioè i residenti all'estero votano per corrispondenza senza grandi problemi, e quindi noi avevamo proposto di traslare questo metodo anche sul voto per i fuorisede, appunto in Italia. Nella scorsa legislatura, grazie al lavoro della Commissione, diciamo, si è raggiunto un consenso politico, ma anche tecnico e, se vogliamo, burocratico, tecnologico, sulla proposta che è quella del voto anticipato presidiato, che è un sistema già ampiamente adottato in tante grandi e stabili democrazie. Quindi condivido, diciamo, la perplessità dell'onorevole Zaratti quando dice non si capisce perché non dovrebbe essere adottato anche qui da noi. E in più, politicamente, riteniamo altrettanto importante che è stato, diciamo, il punto di arrivo di 5 anni di lavoro abbastanza intensi, davanti ai quali adesso i cittadini che aspettano, diciamo, chiaramente un risultato. Sul dove contare il voto, perché, diciamo, il come siamo, ribadisco, aperti a soluzioni, ma quello ci sembra il metodo più attuabile e, appunto,
sicuro e applicabile. Sul dove contarlo, ribadisco, rispondendo alla sollecitazione, alla domanda dell'onorevole Madia, che per noi, sia per una questione di rapporto politico, sia per una questione di, diciamo, di rappresentanza, riteniamo che il voto debba poi essere contato nel collegio di residenza. Questo perché? Perché contarlo nel voto di domicilio rappresenta non solo, diciamo, un'interruzione del legame politico e democratico che il cittadino, diciamo, deve essere messo nelle condizioni di poter continuare a esercitare se vuole, ma anche perché, appunto, contare il voto nel luogo di domicilio è solo apparentemente una semplificazione, perché, vi faccio un esempio molto banale, altrimenti prima di ogni elezione nazionale, che come abbiamo visto recentemente può essere anche più o meno immediata e diciamo inaspettata, bisognerebbe ricontare diciamo i cittadini che per ogni tornata elettorale si registrano come fuorisede, alterando possibilmente anche in modo considerevole, faccio riferimento appunto alle grandi città, Roma, Bologna, Torino, dove i fuorisede sono tanti, alterando considerevolmente il numero di residenti di quella zona e quindi le dimensioni del collegio, ovvero nelle grandi città i collegi si rimpicciolirebbero e nelle appunto regioni del sud di cui parlavamo prima possibilmente potrebbero, diciamo, dover essere ingranditi di tanto tutte le volte. Quindi è una semplificazione dal nostro punto di vista solo apparente, che non ha alcun senso neanche da un punto di vista democratico e politico, perché se una persona non vuole cambiare la residenza, e segnalo, aggiungo, oltre alle considerazioni già fatte prima dal collega, che tante volte, parlo ad esempio per gli studenti, cambiare la residenza e diciamo rinunciare allo status di fuorisede, per gli studenti fuorisede vuol dire anche rinunciare tante volte a borse di studio, agevolazioni importanti garantite dal diritto allo studio del nostro paese. Pertanto per noi appunto la modalità è quella del voto anticipato presidiato, e per noi il voto auspicato. Bene, bene, passiamo adesso a Stefano La Barbera, prego, un po' più di sintesi gentilmente, sennò diventa complicato, grazie. Sì, grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli per le sollecitazioni. In particolare, rispondendo alla sollecitazione dell'onorevole Madia, ribadisco quello che avevo detto precedentemente, ovvero che la nostra opinione è che bisogna porre molta attenzione nelle scelte che si fanno in questa direzione, cioè nelle modalità di conteggio del voto, dove far conteggiare il voto, e siamo convinti che è necessario farle votare contare diciamo nel seggio di residenza. Proprio per il motivo che diceva poc'anzi il collega Osborne, ovvero sia quello che rischiamo di depauperare il diritto alla rappresentanza nelle regioni meridionali, per i dati che sono emersi nel libro bianco. Se andiamo a conteggiare i voti dei fuorisede nei luoghi di domicilio, altereremo pesantemente la rappresentanza in quelle regioni, in virtù invece di una mobilità che è soltanto temporanea. Quindi si andrebbe a ledere proprio il diritto di rappresentanza, che è invece un diritto tutelato dal nostro ordinamento. Quindi quello che diciamo per rispondere alle sollecitazioni è che bisogna fare molta attenzione allo strumento che si mette in campo, perché potrebbe andare a alterare pesantemente i diritti di rappresentanza. Riguardo alle modalità, ovviamente ci sono motivazioni di tipo tecnico, ci sono le strutture statali preposte a definire quali sono le migliori modalità. Tuttavia segnaliamo che nel libro bianco non ci sono soltanto analisi dei dati, ma delle proposte molto concrete che più o meno risolvono tutte le problematiche a cui facevano riferimento gli onorevoli che sono intervenuti, ovvero ci sono la proposta del Election Pass e dell'Election Day, due misure che semplificano tantissimo quelle che sono le difficoltà tecniche che attualmente ci sono in campo, e con grazie all'anagrafe della popolazione residente, che ormai è gestita interamente dal Ministero dell'Interno, potrebbero risolvere le problematiche di tipo logistico.
Dunque, in realtà le problematiche di tipo logistico-organizzativo potrebbero risolversi in maniera molto efficace anche abbastanza semplicemente implementando Election Pass e Election Day, che sono due misure, diciamo, di ordine infrastrutturale che devono essere previste per poter agevolmente poi gestire il voto in mobilità da parte dei cittadini. Grazie, adesso concludiamo con Federico Angelè, le prego anche a lei di essere sintetico nella risposta. Sì, anch'io mi accodo a quanto già evidenziato dai miei colleghi, siamo contrari ad un cambiamento della rappresentanza che priverebbe ulteriormente territori che già oggi soffrono, come già facevo riferimento prima nei dati che ho presentato, di un alto tasso di astensionismo. Si tratterebbe di fatto certificare il fatto che in quei territori l'astensionismo diventerebbe appunto legalizzato in qualche modo. Quindi siamo favorevoli a pensare che venga accoppiato il voto al luogo di residenza, pur votando naturalmente da lontano. In generale crediamo che, per quanto riguarda le modalità, anche qui mi accodo a quanto hanno già espresso i relatori che sono intervenuti poco fa, che una generale sburocratizzazione, anche avvalendosi degli strumenti digitali, potrebbe permettere di semplificare anche le modalità di voto e quindi di rendere il voto presidiato come la scelta, peraltro forse anche costituzionalmente più coerente, come la migliore, e tenendo conto appunto degli accorgimenti a cui faceva riferimento Stefano Labarbera, ma che sono presenti nel Libro Bianco. Quindi quelle crediamo che possono essere delle indicazioni che invitiamo la Commissione, di cui invitiamo la Commissione a tenere conto. Grazie. Grazie agli ospiti, ringrazio per essere intervenuti, ovviamente ringrazio anche i parlamentari che sono qui con noi, come l'onorevole Madia, che ha partecipato essendo la prima firmataria di uno dei disegni di legge, e dichiaro conclusa l'audizione di questa sera. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.